Dopo la lunga scia di successi ottenuti da Toyota nel mondiale Endurance WEC, prima con la classe di prototipi LMP1 e poi con quella delle Hypercar, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento che vedrà partecipare al campionato per la prima volta le vetture LMGT3 nel 2024, il gigante giapponese si prepara a gareggiare per il titolo anche nella massima categoria dedicata alle vetture turismo. In questo contenuto vedremo nel dettaglio il progetto di Toyota con l'Lexus per la stagione 2024 e cercheremo di capire quali potrebbero essere le potenzialità di un team clienti con il supporto della squadra che ha ottenuto il maggior numero di successi nell'era moderna del mondiale Endurance WEC. Toyota entra nella nuovissima classe GT3 del WEC attraverso il supporto al team clienti Akkodis che schiererà due Lexus RCF GT3 nel mondiale Endurance 2024. La conferma è arrivata con la pubblicazione della entry list ufficiale sul sito del WEC con l'indicazione delle vetture e dei team partecipanti, mentre per quanto riguarda i nomi dei piloti sono stati indicati soltanto quelli confermati. Il nome più importante ovviamente è quello di José María López, pilota argentino campione del mondo turismo nel 2014, 2015 e 2016 e attivo in Formula E dal 2016 al 2019. Con Toyota Gazoo Racing finora ha vinto nel WEC due volte il mondiale nel 2020 e 2021 e nel 2021 ha ottenuto la vittoria insieme a Mike Conway e Kamui Kobayashi anche alla 24 ore di Le Mans. Dopo 6 anni di permanenza con Toyota, López dal 2024 lascerà quindi la classe delle Hypercar per essere sostituito da Nyck de Vries, ex pilota Formula 1 nel 2023 con Alfa Tauri, ed entrerà a far parte della categoria turismo del WEC alla guida della Lexus RCF GT3. La vettura è frutto di un progetto specifico per il motorsport, studiato prendendo come base il modello di produzione commerciale attraverso l'utilizzo dei regolamenti specifici per la classe GT3, che impongono un peso compreso tra i 1200 e i 1300 kg, con una potenza compresa tra i 500 e i 600 cavalli, attraverso un rapporto tra peso e potenza abbastanza uniforme, per merito del peso elevato e potenza elevata, o peso ridotto ma con minore potenza. Con un peso di 1300 kg e un propulsore da più di 500 cavalli, la vettura mostra l'aerodinamica in carbonio progettata per ridurre il peso e allo stesso tempo ottenere la deportanza necessaria a favorire le prestazioni, con trazione posteriore e un cambio sequenziale a 6 rapporti. Internamente la Lexus RCF GT3 monta un abitacolo con monoscocca in carbonio e roll bar di sicurezza, progettato sulla base di una lunga esperienza di sviluppo che garantisce un elevato livello di sicurezza del pilota e rigidità della vettura. Dalla pubblicazione sul sito ufficiale, la livrea della Lexus viene mostrata con la colorazione in carbonio senza particolari dettagli, ma possiamo presumere che con l'inizio della prossima stagione verrà utilizzata una livrea che richiama le grafiche e le colorazioni di Toyota come brand ufficiale. Con il suo fascino unico, la categoria GT3 ha attratto nel WEC una gamma crescente di produttori, soprattutto per quanto riguarda gli stessi che competono nella classe delle Hypercar, per i quali è consentito un accesso facilitato anche nella categoria turismo. Lexus, con il supporto di Toyota, gareggerà contro Ferrari, Porsche, Lamborghini, McLaren, Corvette, Ford, BMW e Aston Martin in una classe con un totale di 18 vetture in griglia che potrebbe ovviamente ampliarsi in occasione di eventi particolari come la 24 ore di Le Mans. Con tutti questi presupposti, il Mondiale Endurance WEC 2024 si preannuncia veramente avvincente, con una competizione portata ai massimi livelli e dedicata alle case automobilistiche più importanti a livello mondiale, con la possibilità di far tornare la categoria delle gare di durata ad una vera età dell'oro, ampliando la platea di pubblico e facendo avvicinare sempre più appassionati di motorsport a questa serie incredibile. Questo era tutto per quanto riguarda il progetto di Toyota con Lexus in merito all'ingresso nella classe GT3 del WEC per la stagione 2024. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Io vi chiedo di lasciare un like se vi è piaciuto questo contenuto. Se volete, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per vedere i prossimi video. Io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!